La misericordia non è un obbligo, scende dal cielo come il refrigerio della pioggia sulla terra, è una doppia benedizione, benedice chi la dà e chi la riceve. Nel Mercante di Venezia sono queste le parole che la penna di Shakespeare posa sulle labbra di Porzia affinché il cuore di Shylock, lacerato dalla vendetta, ritrovi la via del perdono. A questa commedia, una delle più celebri del poeta inglese, la Pontificia Università Gregoriana, in occasione del 400° anniversario della morte di William Shakespeare, ha dedicato recentemente l'ultimo degli incontri del ciclo di conferenze Bibbia, letteratura e teologia. Le celebrazioni hanno raggiunto anche il Vaticano, animando la sala d'onore del Palazzo della Cancelleria con la rappresentazione dell'Amleto, messo in scena dalla compagnia del Globe Theatre di Londra. La conferenza, tenuta alla Pontificia Università Gregoriana, partendo dall'analisi dei numerosi contrasti di cui è intessuta la trama del Mercante di Venezia, ha illuminato uno dei conflitti fondamentali dell'intera poetica di Shakespeare, quello tra misericordia divina e giustizia terrena, tra perdono e vendetta. Con noi Pietro Boitani, docente di letteratura comparata all'Università La Sapienza di Roma. Porzia, travestita da grande avvocato di Padova, però in realtà è una donna, va bene, arriva nel bel mezzo del processo, o meglio, non del processo, ma dell'esecuzione della famosa libra di carne, perché Antonio non ha restituito i soldi, non ce l'ha da restituire, e dice, prima di passare al processo, guarda Shylock, bisogna esercitare la misericordia, e fa tutto un discorso esaltando questa misericordia, e Shylock dice, no, io voglio l'applicazione della giustizia, quindi lì è proprio il contrasto sommo, per così dire. Per amore di Bassanio, Porzia salva Antonio, il mercante veneziano, dalla crudele e sottile vendetta di Shylock. La legge mossa dal cuore sfida le rigide regole dell'odio. Dai versi di Shakespeare emerge così l'ipocrisia dell'uomo che si fa giudice, più volte messa a nudo da Gesù nelle pagine del Vangelo. Diciamo che è, in un certo senso, l'ombra di quello che fa il cristianesimo rispetto all'ebraismo, insomma, no? Cioè, io non vengo a togliere, a abolire la legge, vengo a completare, a compiere la legge. Questo è il discorso. Se vuoi usare la legge mosaica, devi lapidare l'adultera. Se usi quella cristiana, dovrai considerare le ragioni o comunque usare la misericordia nei confronti dell'adultera. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Molte opere di Shakespeare diventano così un autentico campo di battaglia dove giustizia e misericordia lottano per far affiorare le intenzioni più profonde dei personaggi. La giustizia è qualcosa che viene, secondo me, nelle opere di Shakespeare prima della misericordia. L'esempio è proprio il Mercante di Venezia. Insomma, è uno dei punti che fin da Genesi, no, intriga, perché il Dio che compare ad Abramo, a Mamre, e che dice io voglio andare a vedere cosa fanno a Sodoma. Naturalmente l'intenzione è quella di distruggere Sodoma una volta, e Abramo gli dice ma scusa, se ci sono 50 giusti tu la distruggi Sodoma, non puoi farlo, perché tu, il giudice di tutta la terra, non può fare un'ingiustizia. Quindi Abramo che insegna la giustizia al Signore, per così dire, ma la giustizia con misericordia. Il problema della giustizia è un problema fondamentale della divinità, perché la divinità dovrebbe essere sommamente giusta e quindi assommare in sé giustizia perfetta, che vuol dire giustizia con misericordia, no? Questo è il punto.